Passiamo a parlare di cose serie. Benvenuta Luminosa, benvenuta su Atleta TV. Ciao, come stai? Benissimo, Tutto bene, grazie a voi. Benissimo, benissimo. si E ti scherzava. sentiamo, ti vediamo. I ragazzi in chat ti sentono alla prima occasione utile, quindi perfetto per noi, Sì, va per una benissimo. volta buona la Devi prima, sapere ci che sono ogni sempre i tanto top qua i problemi tecnici. tecnici Benissimo. fanno parte del format stesso. Vabbè, chiaramente, insomma. Allora, come dire, dicevamo sei un ostacolista, ma hai iniziato, però no, prima di andare agli inizi, perché Luminosa ha appena finito, diciamo, proprio un primo appuntamento a Savona, se non sbaglio. Sì, esatto, ieri sul tardo pomeriggio c'è stata la prima gara, quindi l'apertura di questa stagione. Insomma, hai fatto un buon tempo. Sì, poi la prima gara è sempre una grande incognita e bisogna sempre vedere a che punto si è della preparazione, quindi è veramente un buon inizio, ma ci sono tantissime altre gare da fare, quindi spero di migliorare gara dopo gara. Ok, quindi ti è sembrato un buon inizio, che cosa ti aspetti per questa stagione? Ma diciamo che questa stagione è molto lunga con le problematiche legate ancora al Covid, è tutto traslato, quindi quest'anno ci saranno sia mondiali che europei, ma anche giochi del Mediterraneo e vari meeting per prepararsi a questi. Quindi mi aspetto di correre sempre forte, poi quello che si aspetta non è mai, o comunque difficilmente è quello che viene, però non vedo l'ora di scoprirlo. Ecco, è quello che è avvenuto invece alle Olimpiadi, perché Luminosa, ricordiamolo, hai stabilito il nuovo record italiano di, aspetta che, 12 secondi e 75, mi ricordavo bene ma non Esatto, volevo sbagliare, sì. nella semifinale dei 100 ostacoli appunto a Tokyo. Te lo aspettavi un risultato del genere? Ma diciamo che tutta la preparazione dell'anno era concentrata per fare bene proprio in quell'occasione, quindi in molti appuntamenti prima, essendo che avevo lavorato molto, non sono usciti i risultati che avrei voluto, ma sapevo che l'obiettivo era un altro, infatti fare il record italiano proprio alle Olimpiadi per me vale triplo, e anche questo era un record che cercavo di inse che inseguivo da vari svariati anni, quindi farlo nel momento più importante fino ad oggi della mia carriera sportiva è stata un'emozione grandissima. Luminosa, ricordami un pochino, tu questa era la tua prima Olimpiade? Sì, esatto, la mia prima Olimpiade, perché ho Quindi, iniziato tardi. beh, poi sei giovanissima, sei del 95, no? Praticamente parlando, diciamo Ok. che sono molti giovani che magari hanno già fatto un'Olimpiade che magari hanno anche qualche anno in meno di me. Ok, certo. Sì, perché tu dici che hai iniziato tardi perché effettivamente hai iniziato con un altro sport, che era lo sci alpino. Che è lo sci alpino. Tutta un'altra Con cosa, vari. quindi, cioè Tutta proprio un'altra cosa, completamente. esatto. Ci vuoi Sì. raccontare un pochino questo cambiamento? Ma diciamo che lo sci alpino è la cosa, è lo sport che ho fatto per tempo e anche a livello agonistico, però in realtà ho provato qualsiasi sport finché non mi sono fermata sull'atletica, che era la cosa che mi veniva più facile e più naturale di tutti. Lo sci mi è sempre rimasto nel cuore, infatti, però per problematiche, soprattutto per gli infortuni, ultimamente non sono più potuta andare a sciare perché appunto, ho sempre paura di farmi male, dato che nell'anno abbiamo pochi giorni liberi, non vorrei mai avere qualche problema e finirmeli così solo per una sciata. Quindi Però diciamo sì, per il cuore. diletto non lo fai più. Per Cosa? diletto così, per vacanza, non lo fai più. Quando finirò la carriera, probabilmente ricomincerò da turista, sicuramente solo Per come adesso svago. salvaguardi le ginocchia sostanzialmente, cioè Esatto. metti al sicuro le ginocchia, chiaro. Esatto, Ludox in chat dice: beh, lei del 95, Ludox 95, non a caso, dice: beh, lei nel 90, del 95 vince medaglie, io faccio il gold su LOL, su League of esatto. Legends, Ah, ok, cioè. sei la nostra chat, ok. Vabbè, Ognuno ha ognuno. il proprio potere, diciamo, quindi Esatto, ognuno il esatto. suo. Io del 92 corro 5 km in 30 minuti, è un record. Può Io non ci arrivo essere. 5 km, quindi per me è già tanto. Vedi, Wow! vedi. Cioè, se non ci arriva lei, allora vuol dire che sono Ma mezza senti, atleta. sì, però Martina non ha precisato col motorino, No, eh. vabbè, che Ah, cretino, ma non è vero, ma devi stare retta. E quando parla lui, puoi anche mutare. No.
Vabbè, comunque, allora, quindi di che parlavamo? Dello sci alpino, che però è strano perché in realtà lei è di Alassio, quindi... Ah, ok, no, io davo per scontato che invece fosse immagino. per vicinanza territoriale, invece no, era una passione. Sì, una passione tramandata in famiglia, diciamo. I miei genitori sono appassionati di sci, ma di tutti gli sport in generale, però tutti i weekend, da quando ero piccola, saliamo a Limone, che da qua sono 2 orette, quindi mi hanno fatto appassionare anche a me, quindi diciamo che la mia carriera non è durata tantissimo nello sci, però è stata veramente divertente. Anche se qua appunto vivo al mare, quindi fa molto strano questa cosa, ma in verità in Liguria Esatto. il... Le montagne non sono così lontane. Ci Ci vuole vuole veramente poco. un Però attimo. comunque è sempre un sacrificio, quindi ancora maggiore rispetto a chi magari invece è proprio nato, no, in una località di Sì, montagna, ma per effettivamente. di più sottolinea il fatto che Luminosa comunque lo, cioè tu sport dovevi fare, cioè che fosse sci o che fosse poi l'ostacolista comunque lo sport era già nella tua testa. Nel Sì, nella destino. mia testa, nel Famiglia, destino. diciamo, siamo di sport, non riusciamo neanche a stare in spiaggia tanto sdraiati su un sdraio senza fare qualcosa, ecco, Cioè, due quindi racchettoni subito venivano messi. subito, solo prima delle Olimpiadi, qualche settimana prima, ero lì che dicevo, forse è meglio che non mi faccio Certo, male, calma. evitiamo che Però sì, io mi sono un po' solo quelle tre incuriosita su... settimane. Cosa? Mi sono poi curiosita su quali altri sport hai fatto effettivamente tra lo sci, che l'hai fatto per tantissimi anni, e poi questo. Sì, ho fatto anche, vabbè, danza quando ero piccola, anche se non si direbbe perché non sono per niente aggraziata. Poi ho provato un po' di pallavolo, ginnastica artistica, addirittura 2 giorni di karate ho provato, Ah, quello quindi... non ti si è fatta mancare niente. Che comunque fa tutto brodo, capito? Certo, Cioè, tutto fa tu metti nel brodo. Sì, sacco. fa parte, alla fine fa parte, sono tutte abilità motorie che mettiamo dentro, poi bisogna vedere come le sfrutteremo. Certo, ma comunque tornando invece alle Olimpiadi, effettivamente tu hai vinto l'oro nella semifinale. Nì, non proprio in verità. Diciamo che in semifinale sono arrivata, mi No, sembra, scusami terza o Loro, hai quarta. fatto il record, perdonami, mi sono Sì, espressa male. Infatti, quando magari. parlavo dicevo, no, aspetta, perché stavo C'è pensando a qualcosa di Viori, sbagliato. perché stavo pensando alla tua carriera in realtà. Mi sono documentata e ho visto che tu hai vinto quasi tutti gli ori in realtà, tranne un argento. Eh sì, ho visto, vabbè, ai campionati italiani, adesso alle outdoor, per ora sono 4 anni che vinco io, poi ho vinto le Universiadi, che sono i mondiali di quelli che fanno l'università, per capirci, o le Olimpiadi degli universitari. In verità sì, ho preso quest'argento ai Giochi del Mediterraneo 2 anni fa, no, 3 anni fa mi sembra, perché mi sono incocciata in un ostacolo e sono cose che Eh succedono, vabbè, quindi... certo. Arrivata all'argento, però quest'anno spero di rifarmi. E infatti mi ha subito chiesto: vuoi partecipare ai Giochi del Mediterraneo? Io sì, ho un conto in sospeso, quindi vediamo. Poi Ah, magari. no, ma ti proprio è quello. rimasta Proprio qua, ti è dopo. Quindi stavo rimasta. pensando a questa Sì. cosa che mi era rimasta impressa, che appunto ha vinto quasi tutti gli ori. E quindi ho detto: ah, hai vinto l'oro. No, volevo dire che invece alle Olimpiadi hai stabilito comunque un nuovo record italiano. Però effettivamente. Non hai, come dire, non hai, sei arrivata e ti sei fermata alla semifinale. O Sì, sì, comunque, sì. cosa pensi di aver sbagliato? Cosa cambieresti? Sai, immagino che dopo Ma le in verità, Olimpiadi qualcosa ci sarà, no? diciamo che è stata un'Olimpiade pazzesca, quindi in tutte le altre edizioni con il record italiano, appunto col mio tempo, si entrava in finale. L'atletica di ogni anno gli atleti migliorano, quindi io voglio stare al passo. Non posso dire di aver sbagliato qualcosa perché è stata una gara veramente precisa e pulita. Posso migliorare certi aspetti tecnici su cui infatti sto lavorando tuttora, quindi le prossime sono tra 3 anni e chi lo sa, C'è sarei là tempo. alle Olimpiadi, entrare in finale sarebbe un sogno incredibile. Prima c'era il sogno del record italiano, adesso fatto questo, c'è la finale olimpica da guadagnare. Certo, infatti. Quindi, diciamo, chiaramente aspetti tecnici da migliorare, però non c'è stato qualche intoppo, tra virgolette, anche emotivo, magari, no? Che può comunque giocare un No, ruolo in un'Olimpiade. ma
diciamo che una piccola parte, che in verità è stata una cosa che hanno avuto tutte le mie avversarie, o comunque tutte quelle che erano nella mia stessa semifinale, ci hanno fatto partire 4 volte dai blocchi, perché c'erano, una volta non funzionava la pistola, la seconda volta e la terza, una ragazza oltretutto vicino a me continuava a muoversi, quindi l'hanno stoppata, gli hanno dato un giallo, subito non gli hanno dato niente, poi gli hanno dato un giallo, anche se era lì lì, ecco, sul giallo-rosso, però ecco, quello può essere stata una parte importante che potrebbe deconcentrare un atleta. Io da lì invece ho cercato, diciamo, mi sono un po' arrabbiata e forse ho tirato fuori quel qualcosa in più che mi ha portato al record italiano. Però okay, da lì a dire, magari senza queste false partenze sarei riuscita ad entrare in finale, non lo so, non è troppo. Ora come dirlo? Ma tu sei una persona emotiva, luminosa? Abbastanza, ma non nel momento della gara, ecco, quando siamo sui blocchi. Se l'allenamento, se tutto quello che abbiamo costruito fino a quel momento c'è, io sono la persona più fredda del mondo. Poi il prima e il dopo, prima di mettersi sui blocchi, è un altro mondo. Però in quel momento sono abbastanza fredda, sì. Certo, riesci a rimanere concentrata. Tra l'altro, Olimpiadi... Però, d'altro canto, poi quando gli scatta quel qualcosa in più, no? L'hai detto tu... luminosa, riesci poi ad arrivare al record, quindi magari una parte di emotività poi c'è ed è importante. Sì, dipende, sempre prenderla nel modo giusto e non nel modo sbagliato, perché arrabbiarsi non serve mai niente, anzi ti rovina la gara, quindi cerco di prendere il lato positivo della cosa. No, certo, che dicevo, sono Olimpiadi poi in cui l'atletica effettivamente si è affermata tantissimo, sì. Abbiamo sognato con Jacobs, Tamberi anche, che insomma hanno vinto degli ori eccetera. Ecco, tu hai visto un maggiore coinvolgimento anche dei più giovani nell'atletica? Sì, sicuramente. Poi in verità dopo ogni Olimpiade c'è un grande ritorno, c'è molta gente che viene, perché non solo perché faccio atletica, però diciamo si è sempre detto che la regina delle Olimpiadi è l'atletica, soprattutto questi 100 metri, che è la parte più bella, perché si dice che il mondo si fermi per quei meno di 10 secondi, ecco. Poi oltretutto dopo questa Olimpiade con tutti questi ori, che è stata una cosa incredibile, veramente ci sono i campi pieni di bambini, tantissimi anche giovani, adolescenti che hanno iniziato a fare atletica, quindi è proprio bello sentire un movimento dietro tutto, che poi aiuta anche noi che siamo più grandi. Certo, ma a te piacerà poi lavorare con l'atletica, cioè diventare allenatrice, oppure quando finirai la carriera basta, finirai? Non lo so ancora, in verità, me lo sono chiesto, ma in questo momento non mi sentirei in grado di allenare qualcuno. Io con i miei allenatori dico, si possa allenare i bambini alti un metro e farli giocare, perché per ora potrei solo far giocare dei bambini. Magari appunto finisco la mia carriera e mi scopro anche portata ad allenare, non lo so. Ora come ora penso ad allenare, diciamo, me stessa insieme ai miei allenatori, a dare giusti input ai miei allenatori, e per ora così, vedremo quando finirò. Per ora abbiamo ancora bisogno che tu alleni te stessa, ovviamente, visti poi esatto, anche i risultati. Io volevo far vedere a Luminosa questo video, intanto, del tuo collega, del tuo collega, visto che l'abbiamo nominato Tamberi. Okay. Tu problema. non vedi noi? Il video lo vedi? Video, no, non vedo neanche il video. Non so se hai modo di sì no, il video c'è. Hai modo di aprire Twitch o hai un comunque no. È il video di Tamberi che si allena, sì, saltando, che è diventato virale, quindi sicuramente l'hai visto. No, sicuramente l'hai visto, questo video che è diventato virale, credo che lui lo ha pubblicato sui suoi profili, credo Instagram, e lui praticamente che salta uno dietro l'altro tipo 5 ostacoli, cioè tutti a distanze diverse, molto ravvicinate, no? Certo. Ecco, questo è un tipico esercizio che si fa?
No, io volevo chiedere a Sì, te, sì, sì. esatto, che cosa avevi visto in quel video, no? Perché per noi è stata sicuramente sorpresa mista la curiosità di Anche a vedere invidia, un cioè, da riuscire a allenamento, fare una cosa anche del invidia, genere. perché io mi Sicuramente uccido. i saltatori, lo dice anche la parola, saltano tanto e questo è un'esercitazione tipica loro, però ammetto che anch'io molto spesso faccio altezze diverse da Jimbo perché già di suo è un pochettino più alto di me. Certo. Esercitazioni simili, quindi è sempre un rischio, perché ogni tanto le tibie soffrono e devo dire che prendere un ostacolo sulla Infatti. tibia non è mai piacevole. Quindi ogni tanto rido con i miei allenatori perché è sempre, diciamo che gli anni scorsi entravo dentro a questi ostacoli senza pensare a cosa mi potesse succedere. Dopo un po' di botte sulla tibia, diciamo, non so se per un istinto di sopravvivenza vado un po' più cauta ultimamente, quindi però Ok, sì, non alla ci stessa penso. altezza di Jimbo. Le mie tibie hanno sofferto solo a guardarlo, infatti, dice Sì. Raul Anche in le chat. mie, devo dire. Sì, no, anche le mie ginocchia, perché salti di questo genere sono Che poi lì difficili. anche la zona, vabbè, siamo proprio dei vecchi comunque, però anche la zona lombare, perché lì devi molto alzare, cioè hai visto quanto salta, e quindi la zona lombare, uno che è troppo allenato ne risente, No, secondo sicuramente. me. L'altra cosa che poi. Esatto. Esatto. No, l'altra cosa che poi lascia un po' non sorpresi perché ce lo aspettiamo, ma sempre molto affascinati è come Jimbo comunque è una medaglia d'oro olimpica, la prima medaglia d'oro italiana cioè, insomma, è un atleta che Un po' un'icona volendo adesso è diventato potrebbe nell'atletica, ha esatto, vinto. rifugiarsi nel suo momento dorato e mollare tutto. Invece lo vediamo oltre a ovviamente gli eventi, insomma, lo vediamo allenarsi. Lo vediamo allenarsi anche portandosi sempre oltre, no? i propri limiti. Quello che poi ci dicevi tu, Luminosa. Io adesso ho fatto il regolo italiano, ho messo nel sacchetto questo obiettivo come se fosse una cosa da niente. Adesso l'obiettivo subito. Altro obiettivo, subito, la finale olimpica. A noi Sì, affascina sempre certo. questo. Cosa scatta nella testa di un atleta per trovare la motivazione di fare di più, quando fare di più vuol dire faticare di più anche. Sì, diciamo che non sempre la vediamo come una fatica, ma è più una ricerca della perfezione, una ricerca di... è proprio un istinto che ti... Cioè, io parlo per me, posso parlare per Jimbo, però di solito è un istinto che scatta dentro e non, ogni giorno pensi al tuo obiettivo, arrivato a quell'obiettivo, ne arriva subito un altro, cioè proprio arriva in automatico. Non, a volte è quasi strano perché non ce li godiamo del tutto finché non siamo arrivati o finché non smettiamo, finché non siamo arrivati all'obiettivo ultimo. Quindi io ad esempio sono stata molto contenta di aver fatto il record italiano alle Olimpiadi anche perché poi non avevo più gare e potevo godermi del tutto questo record perché Certo. sennò... comunque ci vuole sempre concentrazione in tutto, alle gare, quindi magari dici sì, festeggio, ma non festeggi del tutto perché sai che hai un'altra gara, quindi ti scatta questa cosa dentro e vai sempre alla ricerca dell'obiettivo. Che poi ci sia la fatica di mezzo, la sofferenza, perché poi alla fine dicono sempre che lo sport fa bene, sì, fa bene fino a un certo livello, io penso, perché magari noi scendiamo al mattino, scendiamo a letto, zoppichiamo un po' i primi È metri anche fino a sembrare. usurante, diciamo, lo Sì, sport. esatto. Il Il nostro tragitto sport è tra il letto e esatto, la macchina soprattutto del caffè l'atletica. è il più duro di Distruttivo, tutti. distruttivo. Ogni tanto mi alzo zoppicando, però piano piano ci Si riprendiamo. rimettono Però è insieme sempre. le articolazioni. Senti, Sì. sempre Ludox dalla chat ti chiede se passi più tempo in pista o in palestra per i tuoi allenamenti, immagino.
Io più in pista. Ci sono atleti che fanno lo stesso numero di ore, ad esempio in palestra o in pista. Io nettamente più in pista. Diciamo che poi vabbè, ho la palestra attaccata alla pista, quindi è quasi un tutt'uno, però in generale allenamenti di forza, in palestra di solito a settimana ne faccio due e tutti gli altri sono tutti allenamenti in pista. Che poi io so che Luminosa è molto appassionata di Pilates. Sbaglio? Sì, Non cioè so se appassionata, l'avevamo diciamo che sentita una ho volta. Vi bisogno, perché ho un siete già obiettivo e sentite? ho bisogno di questa parte di elasticità e scioltezza che mi può dare il Pilates. Poi diciamo che non è che dico mi manca il Pilates, oddio, Però lo devo inserisci farlo. nella Però tua routine di allenamento? sì, sicuramente adesso con le gare un po' staccato, ma nella preparazione invernale, che diciamo che è in verità la più importante, 2 volte a settimana andava a Pilates, quindi sì. Per allungare, perché comunque è importante anche quello, però anche per il core. Poi dicevamo prima, no, quando ho detto io il discorso dei lombari, effettivamente anche per il core, insomma, penso che possa aiutare. Poi noi atleti più abbiamo masse muscolari importanti e più queste si irrigidiscono, però per farci meno male dobbiamo tenerle più elastiche possibili, quindi cerchiamo sempre di allungare, per quello gli atleti passano delle ore a fare stretching per ridurre gli infortuni, cercando sempre di tenere un muscolo ben elastico, ecco, se no rischiamo veramente di farci molto male. Certo, infatti, Cioè, quindi il questa. Pilates in questo caso è più una forma di prevenzione, vogliamo Facendo dire. ostacoli ho bisogno di tanta mobilità, e il Pilates mi aiuta anche in questo, quindi mobilità ad esempio delle anche, della schiena, Ma e così via. Pilates con i macchinari o senza? Questa è la mia curiosità perché anch'io faccio Pilates. Io lo Si era faccio capito. senza, ma Ok. perché dove sono c'è senza, però ho seguito ho provato una lezione, ho fatte però che non ho vicino a dove mi alleno e è molto, molto dura, anzi so che è quasi più duro il Pilates col macchinario Sì. Per che non a corpo libero, però per come la vedo io, per quello che serve a quello me, che, vabbè, chiaramente. sì, penso che sia più importante quello a corpo libero. Per quelli che sono i miei obiettivi, Certo, ecco. ovvio. Ma qual è stata la prima persona che hai chiamato dopo aver fatto il record italiano? Quindi comunque, cioè, sei entrata nella storia. I miei genitori, però i miei genitori erano i miei allenatori, quindi diciamo che I tuoi era una chiamata genitori? facile. Erano insieme ai miei allenatori, Ah, quindi ok. è stato, diciamo, non ho avuto tanta scelta. Dicevo, chi è che risponde prima? Di A Roma si solito mio dice hai padre. preso due piccioni con una fava. Esatto. In questo Bene. caso ne ho presi quattro. Una. Ok. Quindi non hai chiamato il tuo fidanzato, che invece, perché fidanzato di Subito dopo. Luminosa è subito dopo, è il secondo, Anche lui. anche perché ti doveva fare il premio di ritorno, perché devi sapere, il fidanzato di Luminosa, io dico questo gossip, scusami Luminosa, che una volta già mi hai raccontato, è di Rieti e le cucina la carbonara. Quindi insomma, Immaginato di Rieti. e quindi un Giusto. atleta, così che tu la vedi con sto fisico, sta addome piatto, però se mangia la carbonara, è uno dei suoi Beh, piatti preferiti, vero ho fatto Luminosa? il record, ho fatto le Olimpiadi, sono tornato da Tokyo che per carità di Dio si mangia bene, però di Un po' sicuro la di carbonara sushi, no. però è la Niente a carbonara. confronto con la carbonara. Esatto, Esatto. esatto. Cioè, Quindi, giustamente, mi sì, sembra un poi premio dopo più che meritato. 20 e passa giorni in Giappone va bene tutto, Cioè, proprio però ti una sei buona carbonara. rimpinguata di carbonare quando sei tornata. Sì, esatto, è andata proprio così. E di qualsiasi altra cosa, perché vinte le gare Pizza, cioè veramente. proprio un po' di. Vabbè, ci sta. Esatto. Ci sta. Senti, ma tu hai detto, gli ostacoli per me sono un divertimento, non un grande problema. Quindi chiaramente è il senso stesso, no, di quello che fai, di quello per cui ti alleni. Vivi la vita allo stesso modo? Come superi gli ostacoli? Con la stessa facilità? Hai detto che non sei una persona O li emotiva. prendi a tibiate a Però questo punto, perché esatto, può cioè essere sempre. come la vivi? No, proprio come gli ostacoli in gara, diciamo, cerco di superarli nel modo più veloce possibile, veramente. Quindi quando se ne presenta uno, cerco di essere il più attiva possibile, non farmi troppi problemi dicendo, oddio, c'è un ostacolo,
ora cosa succede, no? Devo cercare di qualsiasi sia l'ostacolo. Il problema è che in gara so che ce l'ho sempre alla stessa distanza. Nella vita no, si presentano un po' quando vogliono, però di base non li prendo male tutte le problematiche o quello che mi succede, ma cerco di essere veramente il più rapida possibile anche in questo a risolvere i problemi. Beh, anche perché un atleta deve starci soprattutto con la testa, quindi avere poi delle distrazioni all'infuori dell'allenamento comporta poi anche appunto un'influenza negativa nell'allenamento stesso e quindi poi nel rendimento e nei risultati. È importante la testa, ti è mai... Qual è stato un momento difficile in cui la testa, ma proprio in termini chiaramente di motivazione, di stimoli, magari ha avuto un cedimento? Ti è mai capitato? Ma sì, diciamo proprio nell'anno olimpico, proprio prima delle Olimpiadi, mi aspettavo dei risultati che mi dessero la carica per arrivare e sentirmi pronta, diciamo, nel momento più importante della mia vita, ovvero le Olimpiadi. Questi non stavano arrivando come volevo, anzi l'ultima gara prima delle Olimpiadi non sono neanche riuscita a concluderla perché ho preso tre ostacoli uno dietro l'altro e non sono riuscita ad arrivare in fondo alla gara. Quindi lì sì, è stato un momento abbastanza importante della mia carriera, ma diciamo che grazie ai miei allenatori, che io sono una ma ho due allenatori, sono riuscita a superarlo veramente bene e senza grandi paturnie, diciamo. Comunque è stata una bella scossa, mi hanno dato una buona scossa a loro per aiutarmi a superare il momento e arrivare alle Olimpiadi sicura di me stessa e non con grandi dubbi, nonostante quelle ultime due o tre gare che non erano andate come volevo. Mi piace Luminosa, però, perché è positiva, nel senso, a volte c'è sempre un racconto negativo, un momento, no, volevo lasciare perché sono entrata in crisi, invece no, tu molto straight to the aim, cioè proprio l'obiettivo quello, sì, e dritta a centrarlo, quindi con molta serenità, molta determinazione. Problemi. No, magari non ho avuto, altri hanno avuto più problemi più grandi dei miei, quindi no, c'è cioè, ancora so, questione di fortuna, però insomma ora ho gli obiettivi bene chiari in mente, quindi è come se avessi una strada dritta, certo, e sapere strada per arrivare a casa. Ecco, ho una curiosità, ma tu a che età hai iniziato atletica? Perché hai detto che hai iniziato tardi, però già alla veneranda età, a che età? Quindi 95, hai 27, quest'estate ne hai 26 e hai fatto il record dopo quanti anni? Allora, io ho iniziato atletica al liceo, ma una volta a settimana sul campo, giusto per prendere una boccata d'aria, quindi non posso considerare quello per gioco, ok. Sì, esatto. Poi io studiavo medicina veterinaria, sono finita a Sassari in Sardegna e da lì a caso, veramente con quell'allenamento a settimana, ho vinto gli italiani della mia categoria e da lì mi sono decisa ad allenarmi un po' più seriamente, ovvero tre volte a settimana. Quindi diciamo che è da lì che io considero il mio inizio dell'atletica. Ah, quindi a fine liceo addirittura? All'università proprio, al secondo anno di università, e quindi avevo 21 anni forse, una cosa così, non so quanti anni si fa. Quindi 5 anni di agonismo, si può esatto, dire. Esatto. Sono già questo, appunto, capito? Cioè, avevi la mimica della... però... Megoglioni. Sì, io, la mia mimica, sì, era quella, da Mac. Ho interpretato bene, allora. Senti, ti riporto al volo un paio di domande dalla chat, perché Ludox ti chiede, non è che in realtà ti alleni solo per mangiare un botto? Perché io sì, faccio, lei fa così, però io te la rigiro, insomma, che rapporto hai con il cibo anche, no? La tua alimentazione da atleta? Ma io sono un fan della carbonara, l'abbiamo capito. Sì, no, diciamo che soprattutto negli ultimi anni che ho iniziato a fare tutto più sul serio, anche l'alimentazione è andata di pari passo, perché è veramente una parte importantissima e l'ho imparato col tempo, quindi diciamo che mi mangerei una montagna, però so che quella montagna la devo mangiare di cose buone, non possono essere schifezze. Poi vabbè, una volta a settimana, una volta ogni due settimane qualche schifezza me la mangio anch'io, perché sennò una volta Olimpiade una carbonara ce la possiamo permettere. Esatto. Ma anche lì, se le uova sono buone non ci metti troppo grasso, il guanciale. Ma il tuo fidanzato ha imparato come fartela?
Sì, ormai c'ha la carbonara fit. Sì, esatto. Però l'alimentazione è un punto, diciamo, la parte secondo per me più difficile quasi, perché abbiamo delle porzioni, la bilancia comunque c'è sempre, non, la bilancia per gli alimenti, poi non è che mi peso tutti i giorni, però no, certo. Magari la pasta devo mangiare. Quanta ne mangi, dici un po'? Dipende dai periodi, dai 100 grammi agli 80. Vabbè, a me questa cosa, però 80 grammi da pasta non mangio. Te più di 75, mi sa che non ce la faccio più. Devi faticare. Comunque, devi faticare. No, ma infatti, io invece volevo fare un'altra domanda. Dico, ma questo addome come lo alleniamo? Perché, cioè, io voglio un addome. Ma vuoi una privata? Vuoi fare le private? Che dici? Questa non è un'intervista, è una consulenza. No, diciamo che è sempre più. Sempre correndo, è inutile. Non faccio neanche tutti questi addominali. Sì, ne faccio, ma magari come riscaldamento prima della forza in palestra. Okay. Però la corsa e i ostacoli in sé di per sé ti fanno contrarre tutto l'addome. Quindi certo. Correndo un minimo, soprattutto correndo veloce. Ecco, magari se corri più lungo è un altro discorso, ma facendo delle cose un po' più di velocità, l'addome lavora e come anche senza fare addominali, certo. I soliti addominali. Allora, poi riporto la domanda barra curiosità di Rasal Ghul, che dice: ma Luminosa fa anche le gare a ostacoli dove c'è l'acqua, credo si dica siepi. Sì, si dice 3.000 siepi. No, 3.000 siepi, per me. Quelle sono molto lunghe. Considera che lei fa i 100, quelli sono 3.000. E c'è, mi sembra, correggimi se sbaglio, c'è una siepe a giro, quindi ogni 400 metri, o sono due? Non no, ce ne sono più di una. Okay. Ce n'è più di una. Una finisci in acqua e le altre finisci sulla pista. Ah, è vero. Però okay. Diciamo che non fanno per me troppo lunghe. Però sono tra le più spettacolari, devo dire che ogni tanto ci regalano delle perle, sì, proprio molto belle. Magnifiche. Molto e bello. L'altra domanda era di Ludox, questa volta un po' più seria. Un'altra domanda per l'atleta ad atleta. Secondo lei, per arrivare al suo livello, ma gli stai dando del lei, Ludox? Non capisco. O ti stai riferendo a lei? Non importa. Basta determinazione, duro lavoro o il talento è necessario? In questo sport un po' di talento ci vuole. Infatti si dice sempre la mamma ti ha fatto bene. Perché comunque i piedi buoni devi averceli, o comunque qualche caratteristica, dato che non è uno sport dove c'è bisogno di un attrezzo. Faccio ad esempio l'esempio dello sci, comunque il materiale, i materiali usati sono importanti, quindi fa parte anche la scelta del materiale. Noi alla fine abbiamo solo un paio di scarpe, quindi che sono veramente semplici, quindi diciamo che non basta, a volte non basta solo il la voglia e la determinazione, ma ci vuole anche un po' di talento. E quali sono però le caratteristiche? Ok, il talento è innato, però come dicevi appunto ci sono delle caratteristiche che sicuramente ti rendono più performante rispetto a chi non le ha. Le caratteristiche dell'ostacolista. Ma quali sono le caratteristiche esatto dell'ostacolista? L'ostacolista, diciamo, vabbè, sicuramente essendo che ne facciamo 100 ostacoli, ci sono di parte, cioè sono 100 metri, quindi devi essere comunque un velocista, quindi devi essere veloce di base, quindi in base anche alla tua muscolatura, ci sono sempre fibre bianche, fibre rosse, in base alla quantità che si hanno all'interno del muscolo o come sono, diciamo, ora non entro nella fisiologia anche perché non è il mio campo, però anche in base a quello, poi in base ai piedi, se hai dei piedi buoni, reattivi, che rimbalzano bene, che ti danno una buona spinta, è importante anche tanto l'elasticità, che io ero molto carente, su cui ho lavorato tanto, e la coordinazione, perché comunque lo stacco bisogna essere coordinati, perché sennò appunto ce le prendiamo nelle tibie o sulle ginocchia, quindi queste diciamo sono le cose più importanti di un ostacolista. Certo. Senti, in conclusione direi, no? Ci siamo detti tante cose, hai detto che insomma hai fatto tanti sport, ma invece li segui degli sport? Abbiamo parlato anche noi prima che ci collegassimo con te di tennis, insomma sono settimane molto ricche di sport, anche il calcio che è addirittura d'arrivo di molti campionati, insomma tu segui altri sport? Sì, tantissimi, infatti appunto il tennis ho sempre detto che a fine carriera
nell'atletica inizierò da piccola, giocavo a tennis anche, oltretutto me lo sono dimenticato, e volevo riprendere col tennis. Anzi, dopo le Olimpiadi i miei allenatori mi hanno detto: prima di ripartire secca con gli allenamenti dell'atletica, scegli un altro sport e per da fare per un mesetto, per riprendere piano piano, e ti fai un paio di master e poi tu. No. Così dice, prendi uno fai un po' di sport, corre, un po' di movimento. Bene, vedi, quindi sicuramente il tennis. Poi durante le Olimpiadi mi sono presa moltissimo del sollevamento pesi, anche se in palestra non amo andare, però mi piace molto come sono organizzate le gare del sollevamento pesi. E poi mi piace anche molto il basket, o comunque questi sono i miei tre sport che mi piacciono di più, ecco. Però ecco, allora commenterei con Luminosa una delle notizie che avrei dato dopo, non ho fatto in tempo a darla prima. Anche il basket ha imposto, diciamo, l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle maggiori competizioni, oltre che il divieto di giocarle in territorio appunto russo o bielorusso. Che ne pensi di questa storia, diciamo, di che appunto gli atleti russi sono stati praticamente esclusi da tutte le maggiori competizioni e praticamente in tutti gli sport? È giusto o no? Allora, diciamo che tento di dire se sia o meno, perché non prendo parte delle decisioni inerenti, diciamo, a queste cose, quindi non se c'è stata, se è stato scelto di fare così, erano dei motivi, però mi spiace molto perché anche con io ho corso con un atleta bielorussa, che oltretutto ha un anno in meno di me, molto forte, e so che quest'anno non me la ritroverò accanto in partenza, quindi mi spiace molto perché è una valida avversaria e comunque certo. Un anno che si perde, chiaro, quello è, però sono scelte, non diciamo che anche il mio pensiero non cambierebbe la situazione. Sicuramente è una situazione che va al di là dello sport, quindi non mi sento di dire se sia una scelta giusta o sbagliata. No, bene, ok, certo, rimane neutra, dice il mio pensiero, è giusto, non sposta, però è vero che effettivamente dal lato umano, diciamo che la sua testimonianza, cioè il fatto che non me la ritrovo vicino, ci racconta che in qualche modo un po' questo sbilancia poi anche le gare, no, se vogliamo. Comunque va bene, sì. Sempre un piacere avere il punto di vista, diciamo, anche dell'atleta, che giustamente questo non la vive allo stesso modo, perché manca laddove magari appunto c'è un talento anche nell'avversario, manca, no, quel peso che bilancia magari anche le gare, le rende più challenging, come dicono gli inglesi. Va bene, Luminosa, grazie. L'ultima da Ras Al Ghul, che sì, evidentemente ha sviluppato il suo interesse per l'atletica, e ti chiede perché i 100 metri femminili sono 100 metri ostacoli, mentre i maschili sono 110. It's gone. Ah, è il solito scadere del tempo di collegamento. Ma perché questa cosa succede? Non ha mai fatto questa cosa. Sì. Ma vabbè. Rimarrà Ras Al Ghul con questa senza risposta. Curiosità. No. Ovviamente facciamo tornare Luminosa, così la salutiamo. Non certo. Fa megafoni come al solito, non ve fate sempre riconoscere. Ludox, sì, lo so che è Zoom, però una volta almeno vis-à-vis si poteva parlare. Poi c'era il limite di tempo con le chat con più persone. Più utenti, come io l'altra volta che ho dovuto fare da casa. Ti sono mancata? Un sacco, tantissimo. Quindi capito cosa commentavo? Ecco la Luminosa? Sì, scusate, sì, abbiamo perso il collegamento, Luminosa. Ecco, la domanda era perché 100 metri a ostacoli è considerato prevalentemente femminile, mentre quella maschile è i 110 metri a ostacoli. Vabbè. Ma diciamo che sono nati ovviamente prima i 110 ed erano 100 yard, per questo 110 maschili. Poi la qualità femminile dopo era in metri, poi anche la distanza tra un ostacolo e l'altro
è diverso, quindi per i maschi si arriva a 110 metri per poterli mettere a una determinata distanza, e per le donne, essendo che sono ridotte le distanze, si arriva ai 100 metri. Ah, ok. Ripetendo tra un tappo e l'altro. Soddisfatta la curiosità, di Ras Al Ghul, un po' come la questione degli 11 metri del calcio di rigore, le dimensioni della porta vengono da... Purtroppo gli anglosassoni ancora non hanno imparato non a dividere messi... per 10, e quindi ci ritroviamo ogni tanto con queste cifre un po' sbilenche. Va bene Luminosa, abbiamo concluso. Ti abbiamo fatto rientrare soprattutto per ringraziarti e salutarti. Sì, per salutarti, che grazie mi sembra una cosa stagione. Doverosa. Esatto, grazie e soprattutto mille. Per farti l'in bocca al lupo, veramente. Ci vedremo di prima cuore. E dopo Parigi, sicuramente. Dai, speriamo, speriamo. Volentieri. Un abbraccio. Grazie ciao, mille. Luminosa. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Anche a te. Ciao, Luminosa, grazie.